Al creatore della strumentale, tubetto nel tubo, un canale, niente male, ma purtroppo fa un incontro accidentale con chi cerca fallendo di fermarlo criminale. Fare impara del PlayStation Move, poverina, un controller con su sopra una lampadina. Insomma, si è capito che è stato un pacco, e su ginepre pacchi sclera un sacco. Continuando a parlare di cose speciali, Boba ci stupisce con dei materiali inusuali. Un disastro d'arte, ma con un perché, e sulle carte usa del caffè. E adesso le cose vogliono dette, player inside con delle notiziette. Esce PlayStation Vita Pets, ma Raiden non la usa da un pezzo. Il De Giacca con le origini del mito, l'eroe chiamato dalle nonne, si è incrudelito. Adesso difende la città dei criminali, è arrivato Don Matteo per picchiare tutti i mali. Marcello ci racconta del sonno in generale, dormo nel pomeriggio, la sera sono un vegetale. O quando non dormo la giornata è stancante, e se mi stendo divento attivo e pimpante. I DP sono dei guru, già si sa, Luigi chiede a Dario come fa ad essere rilassato e con sincerità. Se devi fare i cazzi tuoi, la strada per la felicità. Finalmente avevo un barlume di speranza che fosse solo vecchiume, ma EDDD mi ricorda col suo dolciume il terrore della prova costume. Orrori da discount is back, bici, si comprano schifezze con due spicci. I loro consigli ormai sono oro, ma ho di ketchup, sperma di pomodoro. Sinego si confessa, dice la verità, insieme a Redes è in difficoltà. Dark Shadows mi sa che da odiare, il peggiore gioco del sistema solare. Ecco i guadagni degli youtuber italiani, si sfrutta questo per dire i suoi piani. Dello spam finale a fine video su YouTube, e l'Axivion 6 è entrato nella indie crew. Ma per stanza ha fatto il migliore esperimento sociale, marketing è diventato un caso nazionale. Ha rivoltato il web senza cash, e complimenti a chi alimenta ancora il trash. Ponenti parla degli insulti, tormentoni, parlano tutti essendo dei copioni. Poi genio, fottuto genio, epicità dannata, ha fatto una scopata, ma fatto una risata. Belli si presenta con gli occhiali da sole, dopo aver festeggiato e aggredini duole. Questo video il PD ha vinto a basse mani, e beve acqua battezzata dai monaci tibetani. Al cielo fa una domanda da furbetto, ti sei mai masturbato davanti un fumetto? Se fanno sesso in cosplay, se guardano gli hentai, guardandoli direi, mai dire mai. Andrea secco in un Giappone pieno di vita, oggi disfatto da una scalata infinita. Ovviamente c'è lo schifo time, è una ferita non mangiare la loro cena che ormai è digerita. Clavi senza maschere, pronto ad ammettere tutto senza funzione, pronto a descrivere quello che c'è dietro il video e questo mondo. Sono curioso di vedere il secondo. Un vlog a fine video. Questa è pazzia. Da voi vi starete chiedendo, Ma scusa Andrea, perché hai fatto questo vlog? Questo è un format in cui tu canti, quindi cosa stai facendo? Ma sei fatto? Ok, perché vi devo comunicare alcune cose. Rap News per ora smette, mi prendo un periodo di pausa di ben 3 mesi, perché a giugno e luglio ho gli esami e non ho assolutamente tempo di mettermi a registrare video. Ad agosto sono in vacanza in Calabria, quindi probabilmente scriverò video ma non li registrerò. Quindi tornerò sul tubo a settembre, però non è che sparirò dal web. Quindi se cliccate nell'info box, quindi su clicca alto sotto al video, vedete che scorrerà una fila lunghissima di link assurda. Instagram, Twitter, Facebook, primo canale di YouTube, secondo canale di YouTube, profilo di Google Plus. Se volete chiedermi dei mini video dove rappo 4 barre, che ne so, su quello che volete voi, quello lo posso fare tranquillamente perché non ci impiego nulla, e lo schiaffo sulla mia pagina Facebook, quindi mettete mi piace. Sotto questi link troverete tutti i canali che adesso vi sponsorizzerò, più altri che naturalmente, avendo una memoria di merda, non me li ricorderò tutti. E voi direte, ma il tuo format si basa sullo spammare i video? Sì, però non è che posso mettere tutti quanti i video in un rap news, perché per questioni di tempo, per questioni che a volte io non trovo le rime perché sono impedito, succede che alcuni video che mi piacciono non rientrano dentro le mie canzoni, pezzi, come volete dirlo voi. Quindi
quindi cosa si fa? Si dicono adesso. E io le ho divise in categorie. Attenzione, ragazzi, sono anche preparato, cioè il mio foglio con tutti i nomi. Quindi. Prima di tutto devo ringraziare Tubetto nel Tubo che, oltre ad aver prodotto la base e ad avermi dato dei consigli sul mixaggio audio, è anche un canale spettacolare che meriterebbe molti e molti più iscritti. Perché lui cosa fa? Lui produce musica, cioè vi rendete conto? La pazzia produce musica, ma oltre a produrre musica cosa fa? Fa dei corti e si fa le colonne sonore da solo! Si fa le colonne sonore da solo! E voi direte, quindi non lo fa nessuno, appunto. Ora c'è la categoria Vi voglio bene. Perché la categoria Vi voglio bene? Perché mi hanno citato in un loro video. Allora io, per ringraziarli, le cito in questo. Ma anche perché se lo meritano. E quindi via! Maccialatte! Grazie mille, Maccialatte, per avermi citato nel tuo ultimo video. E se vi piace la Giapponia, se vi piace il Japanese, lei fa delle lezioni di giapponese, parla di film giapponesi, gioca di videogiochi giapponesi, insomma tutte queste cose un po' kawaii, duse. Comunque, bellissimo canale, ve lo consiglio a tutti. Secondo canale Vi voglio bene, tutto su YouTube, che mi ha citato in un video sulle sponsorizzazioni, mi sembra. E quindi grazie. Lei è una ragazza che spiega tutto su YouTube. Cioè, varie dinamiche, analisi, sponsorizzazioni, pubblicità, come abbellire il video, come girare intorno al mondo di YouTube, diciamo. Terzo canale del Vi voglio bene, Amelie Ross, che mi ha citato nel suo video. Lei fa cover, è una cantante, è veramente brava, ha una voce spettacolare, quindi ve la consiglio. Solo una romanziera, lei parla di libri. Solo una romanziera parla di libri. Ebbene sì. E lo fa in un modo abbastanza divertente e coinvolgente. Quindi, diciamo, se vi piacciono i libri, andate a seguire il suo canale. Ve lo consiglio. Ora, passiamo alla categoria collaborazioni. Nell'ultima rap battle di Gilly, se voi non lo sapete, ci sono io. Ha! Chi è che fa il Burger King? Chi è che fa il Burger King, caro utente? Io. Quindi, andatevi a vedere il suo canale, andatevi a vedere questo video, perché lui cosa fa? Anima le cose, disegna, le anima, e poi fa anche le rap battle, sapete il format americano, no? Beh, lui le fa in Italia, in italiano! Cinzix, che mi ha invitato nella sua live, Keep Music Alive, no? Che è questo format dove intervista dei musicisti, anche se chiamare me musicista. Lei, come Amelie, è una coverara, una che fa cover, quindi iscrivetevi al suo canale, ok? È brava, è bravissima, ha una voce spettacolare, suona pure, più di così, è bella, più di così, cosa volete, voglio dire. Blagon92 ha fatto un video con me dove parla di calcio, io faccio una piccola comparsata dove lo importuno. Taibure, che devo uscire un video con lui, ancora non è uscito, però vi consiglio il suo canale perché parla di storia. E voi direte, cosa c'entra Andrea con la storia? Assolutamente nulla, perché in realtà il video che dovrà uscire, quello che ho citato io, è sull'altro suo canale, che è un canale musicale. Però io vi sponsorizzo questo qua, perché è spettacolare, cioè veramente lui spiega benissimo, quindi se siete degli studenti e non avete voglia di studiare, guardatevi i suoi video, guardatevi! E imparerete divertendovi. Ora, per la categoria sono bravi e meritano più iscritti, abbiamo De Andrea Tubo, che parla di film, Condo-Play4Fan141, che parla di videogiochi, RedTube, parla anche lui di videogiochi e fa disegni, Mr. Whiters, videogiochi anche lui, però in modo particolare, e in più sta aprendo questa nuova rubrica in cui parla di cose un po' introspettive, sentimenti, cose, video, creazioni, la creatività, insomma, cose che io mi sogno di fare, quindi complimenti. Simona Mustache, io l'inglese proprio zero, lei fa recensioni di libri che legge, poi fa altri video diciamo un po' particolari, quindi andatevela a vedere assolutamente. Altra ragazza che recensisce libri è Luna Metallica,
brava pure lei. Quindi andale, su, iscrivetevi, forza, forza. No, no, bravo, bravo, ok. Ah, bravo, bravissimo. Ti è iscritto, complimenti. Venturolling è un ragazzo che fa anche lui cover. Però lui cosa fa? Ha aperto questo nuovo format che mi piace un casino e che volevo fare anch'io in realtà. Cosa fa? Si chiama Italianizzamela questo format. Prende una canzone inglese e la rifà in italiano. Cioè, vi rendete conto la genialità? A me era venuta in mente questa cosa. No, lui mi aveva tutto sul tempo, quindi bravo Venturolling. Iscrivetevi al suo canale perché... Papateo che merita tantissimo, cioè fa dei video comici che... del mondo. E ora infine per la categoria commentatori fichi, Annalisa Cicchetti, Alessandro Lupo e DrawingTube. Saluto qui, ci vediamo a settembre, non si sa, può essere che magari uno o due video li carico durante questi 3 mesi, magari qualche live la faccio, però diciamo che con i video seri ci rivedremo a settembre.